Che stai mangiando? Niente. Le riempio con la ricotta e cannella. Non sembra proprio ricotta questa qui. Perché è troppo fresca. Mi brucia, ragazzi. Si vede che siamo a dieta. Però le proteine non mancano mai, forse. Buongiorno Zoetta, vieni qua. Saluta, fatti vedere che sei stata maluccio un po', mamma mia, piccolino. Oggi c'è una bellissima giornata. Buongiorno raga, io mi sono data già una restaurata, adesso metto un po' di questo nei capelli, sistemarmeli un po' proprio leggermente e niente, adesso facciamo un vlog, vi faccio vedere, vi parlo un po' delle novità praticamente che sono successe in questi ultimi giorni, in quest'ultimo periodo nel quale sono stata parecchio assente. E vi spiegherò anche perché sono successe, praticamente in un mese è successo quello che può succedere in un anno. Quindi, sempre cose disastrose e non, però. Ci sono anche delle buone notizie. Ma almeno ogni tanto qualcosa di positivo succede. Comunque, mi finisco di sistemare e poi ne parliamo un po'. Come potete notare, i miei capelli sono cresciuti un bel po'. Sono ancora un po' rovinati, un po' crespi e secchi, però rispetto alla volta precedente, ai vlog precedenti sono migliorati parecchio, però per adesso non vorrei tagliarli, poi vedremo. Bello questo sfondo, molto da Instagram, YouTube, sì, molto adatto. Bene raga, ho cambiato sfondo, adesso si vede la mappina, noi la chiamiamo mappina, non so voi come la chiamate, lo strofinaccio, va bene, bellissimo comunque. Allora, vi volevo raccontare un po' di cose, praticamente è successo il delirio. Vi ricordate nell'ultimo vlog dove vi ho parlato della palestra, dovevamo andare a lavorare in palestra, eccetera, eccetera, eccetera? Beh, abbiamo lavorato in palestra un mesetto, praticamente un mese preciso. Poi è successo il delirio, è finita un po' a schifio, come diciamo qua. Quindi niente, alla fine non lavoriamo più in quella palestra per svariati motivi, che non sto qui a dire ovviamente, sono un po' cose private, personali, e poi non voglio parlare di altre persone, eccetera, quindi niente, è finita male in sostanza, quindi adesso siamo a punto e da capo, dobbiamo darci un po' da fare adesso perché è un periodo un po' particolare, poi ora c'è pure Natale, ogni volta che c'è Natale succede qualche cosa, io proprio, è la mia prerogativa, quindi niente, quest'anno è andata di nuovo così e vediamo adesso il da farsi, noi viviamo per ora la giornata, un po' così, quindi niente. Una cosa positiva che è successa, che sì, vabbè, su Instagram ovviamente lo sapete tutto, che Davide mi ha fatto la proposta, me l'ha fatta durante la gara a Napoli, è stato bello quel momento, molto bello. Io volevo morire, ovviamente, però è stato bello, quindi mi ha fatto la proposta, adesso dobbiamo capire un po' di cose, quindi poi vedremo un po' cosa fare, appunto. Celebreremo questo grandissimo matrimonio che si terrà. Non si sa quando, non si sa dove, non si sa perché, perché si sa però. Vedremo dove, nel senso, vedremo più là, però noi già sappiamo cosa non vogliamo fare e cosa vogliamo fare. Ad esempio, sappiamo che vogliamo fare una cosa molto in piccolo, quindi una cosa molto intima, tra praticamente solo la mia famiglia, la sua famiglia, parenti stretti e basta, tutto qui. Non mi piace a me buttare soldi in queste cose, non sono il tipo, non siamo i tipi da buttare soldi, già che non ce n'è, quelli buttiamo pure, siamo proprio a posto. Quindi faremo una cosa molto intima, molto piccolina, non si sa quando, penso d'estate, quest'estate, nel 2022 ovviamente, tanto appunto non dobbiamo fare niente di che, neanche in chiesa, perché io non amo queste cose, quindi non faremo matrimonio in chiesa, perché non mi piace, perché non è una cosa che mi va sinceramente. Lasciando stare se uno crede o non crede, ma proprio a me non va, quindi va bene così. Quindi vediamo se possiamo organizzare una cosa carina lo stesso, oppure niente, me ne frega un cavolo, sinceramente. E poi vedremo. Se riesco, vi lascio anche qualche clip. Sì, ho fatto delle ispezioni di video. Poi, tra l'altro, non c'era nessuno a farci il video durante la proposta proprio vera e propria. Io ho fatto un video mentre mi chiamavano, quindi io volevo morire appunto. Non so come ho camminato con questo cellulare per quel palco, per salire su quel palco, rischiando di morire appunto, di volare pure dalle scale perché sono le mie solite figure di merda. Che faccio sempre, mi succedono sempre nei momenti meno opportuni, però non è successo. Abbiamo però delle belle foto che poi stamperemo, metteremo qui da qualche parte, qui metteremo appese da qualche parte.
E niente, sono contenta, è stato un bel momento e volevo morire, sì, però bello. Quindi niente, ragazzi, visto che ho un po' di tempo libero adesso, mi metterò di nuovo a fare un po' di video, quindi mi dovrete supportare per un pochino. Su Instagram sono un po' sparita anche ultimamente, perché appunto non è un periodo proprio di rose e fiori, come si dice, è un periodo un po' particolare, però alla fine se la vita si prende un po' con positività e con il sorriso, qualcosa di positivo e di bello avverrà. Adesso c'è una bella giornata, però io devo sistemare un po' questa casa che è un manicomio. Dovrei anche allenarmi più tardi, dovremmo andare in palestra ad allenarci, per quel che si può, nel senso, mi sto allenando, sì, sto mangiando uno schifo, raga, uno schifo totale, sto mangiando proprio malissimo, di tutto, quello che capita, non sto prendendo neanche integratore, non sto facendo niente, quindi insomma. Per ora va un po' così, perché se non sei comunque con la testa tranquilla non ti va di fare un bel niente, quindi poi vedremo. Poi si riprende in caso a gennaio, nessun problema. Zoetta, dice a questi cani che stanno un po' zitti. Sì, amore mio, lo so, pure a me danno fastidio. Così siamo bruttissime, sembriamo obese. Non ti nascondere, non ti vergognare. Stavo scrivendo la lista della spesa perché dobbiamo comprare qualcosa, però vi volevo far vedere questo ricettario, questo quadernetto che ho preso da Tiger qualche settimana fa quando ero a Palermo ed è troppo carino perché è così, potete mettere tutte le ricette, è molto carino, ce n'erano diversi in realtà, però il problema, ho detto lo compro così trasferisco tutte le ricette che ho nei foglietti in questo quadernetto, ma tutte le ricette le ho a Palermo, quindi bella affare, però conto di riempirlo tutto. E ricominciare a fare dolci e ricette varie. Stiamo andando a fare la spesa, sono in macchina, sto aspettando perché Davide sta prendendo Mattia a scuola e pensiamo di andare all'Ardo invece che all'Eurospin, perché abbiamo visto l'altra volta che sono delle cose molto convenienti e molto strane, particolari, quindi vediamo un po'. Ciao. Vai, Ancora vi devo stasera a scuola. aspettare. Stai Ma andando a come scuola? stanno? Aspetta, devo alzare qualcosa. Allora, siamo tornati. Sto volando tutto. Siamo tornati dal supermercato. Siamo stati all'Arda anche se le buste sono dell'MD. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Una bella spesuccia in realtà. Alcune cose già sono posate, però vabbè. Questa qui, questa ciambella, volevo farla io la ciambella in realtà, però per essere più sbrigativi. Fette biscottate, queste sono quelle integrali, sono le due confezioni, quindi 250 grammi. Abbiamo preso la candeggina, che è sempre utile, molto utile. Poi sono degli hamburger e il pane arabo che già Davide sta facendo. Questo, formaggio, tovaglioli, poi latte, latte intero, che non è per me. Detersivo, visto che stava finendo quello che vi ho fatto vedere oggi, ho preso questo qui, sempre appunto all'Ard. Poi, vediamo questo, pesa di tacchino tutto è tonno marè al naturale, una cosa, poi ho preso un po' di legumi, perché per ora a me piace farci le zuppe di legumi, lenticchie, poi lenticchie. Poi c'erano anche i ceci, ma questi non sono più, vabbè. Una bottiglia di vino, perché vino fa buon sangue e quindi noi prendiamo il vino. Questo è un Montepulciano d'Abruzzo, che non so che vino sarà, perché vabbè, per quello che è costato. Albumi, questi sono quelli Aia. All'Arte si trovano cose di marca, cose non di marca, quindi è buono per questo, anche se non è tra i miei preferiti. Poi questi hamburgerini in offerta sono hamburger di tacchino e pollo, 1 euro l'uno, ne ho presi 6, ne abbiamo presi di questi hamburger. Cialde, caffè Borbone, c'era questo caffè Borbone che a me non fa impazzire, però per adesso per accomodare, va bene, visto che il caffè era finito, senza caffè non si può vivere. Questi biscotti, ma si vedono le cose, questa luce. Questi biscotti sono molto buoni, ho preso quelli con le gocce di cioccolato. Poi che abbiamo preso? Una mozzarella perché abbiamo preso la base per pizza, quelle già pronte diciamo, quindi la facciamo noi. Che poi che ci mettiamo? Un altro albume. Questa ve la devo far vedere per forza.
Questa è una confettura marmellata, no, marmellata di arance con cannella, quindi la devo per forza provare, sarà molto buona, io adoro la cannella, quindi la dobbiamo provare per forza. Zucchero di canna, tra l'altro, sembra malato. Di questa marca, che è la stessa delle fette biscottate, quindi è una combo perfetta. Poi, questi qui, vabbè, sempre io prendo qualcosa di spizioso, sono le ciambelline al cioccolato. Una volta io avevo preso quelle proteiche, tipo queste qui di proteico non avevano niente, però queste sono quelle da supermercato. Altra cosa, formaggio siganino, poi i ceci, poi le Le piadine, la fresco spalmabile al free, che questo è sempre buono. Un altro di ceci. Ora devo sistemarle per tutte queste cose e in realtà devo anche mangiare, sono le 2:30 che sono. Altre mozzarelle, formaggio mix, questo è mix. Vediamo il sottofondo. Poi altri due di questi, hamburgeroni. O se fuori campo si chiama, no, sottofondo. E una busta se n'è andata. Allora, poi che abbiamo preso? È un po' così questo da spesa, un po' di molto improvvisato. Altro hamburger, tanto per cambiare, questi nuggets di merluzzo dell'Alaska. Poi le uova che stanno diventando frittata, 10 uova medie, che sono buonissime le uova. E non è vero che se ne devono mangiare solo due a settimana, perché io sarei morta praticamente. Questo qua, che cos'è che hai preso poi? Fettina di coscia, di cotenna, di suino. Cose light, insomma, molto light. Poi, questo l'ho preso io in realtà. Questo della Stouffer, un mix, active mix, yogurt cremoso con i cereali alla fragola. Sta registrando questa cosa. Insalata in busta. Altri hamburgeroni e altri hamburger. Il pane arabo, pane arabo Sì. che tu già stai facendo. Io non so se farmi la pasta ora. Allora faccio vedere qua cosa sto facendo io. Ora lo posso vedere. Io sembro scappata di casa, così va bene. Uno skyr, questo qui alla vaniglia, e il nuovo yogurt greco al caffè, sperando che qualcuno non se li mangi, perché poi io prendo lo yogurt e non lui, no, non ne voglio, qui non ne trovo mai. Stranamente. Sale fino, che era l'ultimo tra l'altro, ho avuto pure fortuna a prendere il sale. Pasta questa integrale, i fusilli integrali, e un pacco di questa da 1 kg di rigatoni. Guarda, che piatto gourmet, guarda, con pane arabo, hamburger di tacchino E sicanino. e sicanino affumicato, Bene. ketchup maionese, giusto per gradire. Finita anche questa. Poi che cosa c'era? Vabbè, non c'era più niente, dobbiamo solo qualcosa in macchina perché non potevamo salire tutte cose, perché c'è, per ora stiamo facendo lavori, c'è un delirio qua. Quindi niente, questa è tutta la spesa che abbiamo preso, che abbiamo fatto. Tutta questa spesa non è costata neanche tantissimo, ovviamente, solo che noi andiamo ogni volta a prendere quattro, la mia lista l'avete vista qual era? Quattro cose in realtà, poi il mondo. Va bene, sistemo tutto questo. Sistemiamo tutto questo delirio. Tu a che punto sei invece? Vediamo. Guarda qua. Cracco, ma chi cazzo sei, Guarda qua. cracco? Guardate qua. Questo ovviamente è il suo pranzo. Io non lo so ancora che devo mangiare. Sei contento che tu mangi e io guardo? Sempre quando si mangia uno deve essere sempre contento. I piaceri della vita sono questi due. Uno è mangiare, l'altro immaginate voi. Ecco, bravo. Ho fame. Alla fine ho optato per il panino arabo con la fesa e il sicanino perché è finito il gas. Allora, sto provando il caffè, questo nuovo borbone che ho preso. E proviamo questi qui insieme, che ci siamo. Così vi dico subito come sono, ma saranno buonissimi secondo me. Che sono carini. Classici biscottini ricoperti al cioccolato. Zoe, tu non li puoi mangiare questi.
Buonissimi. Sembrano i Togo. Lo stesso sapore dei Togo. Buoni. Bagnati nel caffè. Ancora più buoni. Finisco. Vado in palestra. Allora, siamo pronti per andare in palestra, anche se c'è qualcuno che sta dormendo, ora si è svegliato solo per fare il video. Alleniamo cosa oggi? Penso deltoidi. Mancano i deltoidi perché il dorso l'abbiamo fatto, le braccia le abbiamo fatte e le gambe pure. Che dici? No. Allora, siamo tornati dalla palestra. Qualcuno adesso deve fare i compiti, quindi adesso facciamo questi compiti, così sei libero per tutta la settimana, per tutto il fine settimana, vero? Purtroppo si devono fare i Cosa devo compiti. fare? Ora vediamo. Però adesso io prima prendo un po' di proteine, visto che non ho altre proteine, bevo questo qui, che almeno ne ha 35 grammi, e poi finiamo questi compitini qui. Allora, stiamo preparando queste nuggets di merluzzo per lui nella friggitrice ad aria. Ora prepariamo anche questa insalata, la condiamo e poi noi cosa ci mangiamo? Cosa mi mangio io? Non lo sai, l'hamburger di tacchino e pollo che abbiamo preso oggi. Eppure papà, penso, ora vediamo. Dai, prepariamo. Lui ha fatto tutta la tavola già. Adesso tutta lui. Ha acceso la cosa senza motivo, va bene uguale. Allora, noi ci siamo docciati, io mi sono docciata, Io lui si è no, impigiamato, io pigiamato pure. con la macchina, E niente, voleva fare l'ultimo pezzo di video perché vuole fare i saluti, pure lui vuole salutare, quindi ora io mi porto Bake Off, tu te ne vai a letto, giusto? No, Come no? no, Che fai? no, io sto qua, Vai a letto? no, sto qua, no, Sì, voglio vedere Bake devo stare qua, Off. Già l'abbiamo buttata fuori perché non mi fa vedere capito? niente. E quindi niente, E finiamo qui. quindi niente, ora sto con adesso nel divano. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo vlog, giusto? Facciamo altri video Sì, in settimana magari. Facciamo altri video. Ah, quindi niente, così concludiamo qui per stasera, per oggi. Va bene? ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.